un altro personaggio, apparentemente un po' così trasgressivo, porta sempre delle tematiche sociali molto importanti. Che tra con gli l'altro americani. Poi noi già conosciamo, sì. Perché lui è in qualità di ospite oggi, perché è arrivato terzo in podio l'anno scorso all'ottava edizione. Il Cupari. Prego. Buonasera a tutti. Vorrei vederti libero di camminare sulle tue gambe, responsabile e forte come le rocce che fermano il mare. Vorrei vederti libero di indossare solo le tue scarpe senza mai prendere quelle degli altri. Se poi ti amassi, saresti un luogo nel cuore, un'invenzione speciale, un bel dipinto d'autore. Perché sai, qui le sirene non cantano più. Perché sai, qui le persone non volano più. Perché sai, qui orologi non riesco a fermarli. Perché sai, le cose stupide diventano drammi. Perché sai, che i treni corrono e ci passano avanti. Ma tu lo sai sì, che i sogni piccoli diventano grandi. Vorrei vederti libera di respirare come respirano gli oceani sulle sponde e lo scirocco s'accoppia al grecale. Vorrei guardarti ancora mentre ti alzi su quelle punte, sguardo avanti, muscoli tesi e ti distingui fra tanti. Perché sai che gli orologi non riesco a fermarli. Perché sai le cose stupide diventano drammi. Perché sai che i treni corrono e ci passano avanti. Ma tu lo sai sì che i sogni piccoli diventano grandi. Vorrei vederti libera da ogni paura di non avere il tempo per vedere il futuro. Disfattista come sono, faranno altre armi, altre guerre, un altro muro. Non ci saranno gli americani questa volta a salvarci il culo, a salvarci dal buio. Responsabile e forte come le rocce che fermano il mare. Grazie. Tante tematiche sociali e di grande attualità. Allora, David, non sono passati neanche 12 mesi dalla ottava alla nona edizione. Che effetto ti fa rientrare in questo studio in qualità di ospite? Ma in realtà mi sono accorto che questa era la finale.
cioè io sono, vabbè, diciamo che sono arrivato stamattina presto, quindi un po' di confusione, ecco, perché è normale che ci siano partiti alle 4, per cui quando sono arrivato qua ho detto ok, è la finale. Però adesso ci siamo ripresi, abbiamo cantato. No, vabbè, è una sensazione bellissima, abbiamo sentito un sacco di canzoni belle. Io sono molto felice di essere qui, anzi ringrazio tutti, ringrazio te Maurizio, Alfonso, grazie a voi. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Ci vediamo alla prossima occasione.